L'argomento che trattiamo ora invece è legato al mondo degli animali e alle regole da seguire, ad esempio quando si passeggia con i nostri amici a quattro zampe per evitare episodi spiacevoli. Ne parliamo con Loris Burgio, referente delle guardie zoofile di Fare Ambiente Piacenza. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi e a tutti gli spettatori. Dunque, possono capitare quando si passeggia con i nostri amici a quattro zampe episodi spiacevoli legati magari alla presenza di persone che hanno paura, piuttosto che magari di reazioni dell'animale che possono infastidire o impaurire, appunto? Beh, l'animale è comunque un animale, quindi ha reazioni a volte imprevedibili e a volte prevedibili, questo dipende dall'educazione che ha ricevuto. Diciamo che è buona norma avere sempre il guinzaglio e avere dietro la museruola, che deve essere messa nel momento in cui è necessario. Se parliamo di museruola potremmo aprire un capitolo e stare ore a parlare su sì, no, educazione o meno. Se parliamo di normativa è molto semplice dirle le cose. La museruola è obbligatoria averla con sé, va messa su richiesta degli agenti preposti e sempre guinzaglio. Ci sono situazioni in cui è obbligatorio avere guinzaglio e museruola, situazioni in cui si può avere o l'uno o l'altro, ma averla con sé è sempre una cosa corretta e soprattutto può essere richiesto di metterla per verificare il controllo sull'animale. Perché ci sono situazioni in cui la museruola non è presente, però non ci sono pericoli. Sì, diciamo che se io sto portando il cane in un'area aperta, non di sgambamento, e ho il guinzaglio, non serve la museruola. Magari se mi addentro all'interno di un mercato, piuttosto che su un autobus, piuttosto che in un bar o in un negozio, dove può esserci promiscuità con altre persone, l'animale potrebbe essere solo infastidito dalla vicinanza di una persona, di un odore, di un particolare gesto, e quindi potrebbe reagire con la pinzata o la morsicata anche lieve, che però può essere poi problematica a livello di responsabilità da parte del conduttore. Un altro genere di situazione che riguarda la vostra attività è quella magari legata ad animali che possono fuggire, scappare, quindi si rende necessario rintracciare il proprietario in questo caso. Sì, purtroppo abbiamo ancora una fortissima problematica nel far capire alle persone l'importanza della registrazione in anagrafe canina, quindi della microchippatura. Abbiamo ancora molti animali che potrebbero tornare a casa nell'arco di 10-15 minuti, in realtà restano magari 2-3 giorni in canile perché occorre fare una ricerca per risalire al proprietario che magari anche fuori regione o altro. Quindi l'appello alla microchippatura, registrazione in anagrafe, ribadiamolo, è molto importante. Anche perché la vostra attività sta aumentando in termini di numeri, possiamo dire così? E abbastanza, diciamo che con le 2.308 ore uomo, le 26.796 chilometri uomo e i 326 servizi nell'arco 2018, direi che ci ha impegnato abbastanza. E, beh, questo devo dirlo, devo ringraziarvi per l'attività che ci permettete di far sapere, perché tutte le attività che abbiamo con Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, Carabinieri e altre forze di polizia che ci impongono una riservatezza, non abbiamo il tempo di fare promozione. Quindi per noi questo modo di poter far sapere che facciamo tanto è veramente importante. E siete un punto di riferimento ormai? Direi di sì, abbiamo parecchie persone che chiamano per avere informazioni, per chiedere come comportarsi o avere semplicemente riferimenti su chi contattare per le più svariate attività verso gli animali. Situazioni che si possono verificare nella vita di tutti i giorni. Quindi. Assolutamente, dal cane scappato al volatile ferito, al selvatico, spesso siamo anche un punto di riferimento per dire a chi rivolgersi o per agevolare magari l'intervento di una forza pubblica o di un altro ente preposto a quello che è la particolarità del servizio che va svolto. Gli argomenti da trattare sarebbero davvero tanti, quindi naturalmente rinnoviamo l'invito per una delle prossime edizioni. Oggi ringraziamo Loris Burgio, referente delle guardie zoofile di Fare Ambiente Piacenza, per essere stato con noi. Grazie a voi.